A parte il lunedì e il martedì che iniziamo gli allenamenti, che comunque sono 2 giorni di lavoro ma di scarico mentale, perché credo che per una squadra sia fondamentale anche ogni tanto scaricare mentalmente, e poi dal mercoledì si ricomincia a pensare alla squadra. È la mentalità che deve essere quella sempre vincente, di cercare sempre il massimo anche nei momenti di difficoltà, perché nessuno nega che ci sono delle settimane dove hai delle difficoltà, chi sta meno bene, chi ha qualche acciacco, chi ha l'influenza, quindi sappiamo che non sempre si può lavorare nella stessa maniera, però credo che sia la mentalità e la fortuna dell'allenatore può essere anche il gruppo che comunque capisce l'importanza, e lo sappiamo tutti, l'importanza e l'obiettivo, quindi le motivazioni devono venire. Quindi credo che siano cose normali. È normale che dopo 8 vittorie ci può essere quel caso fisiologico mentale, e allora devi inventarti qualcosa che comunque ricarichi le batterie, ma quello credo che i ragazzi sappiano l'importanza. Poi è normale che poi sono i numeri che contano, vedremo, il tempo dirà realmente le cose come stanno. È normale che un allenatore deve valutare la condizione settimanalmente di ogni singolo giocatore, deve motivarli singolarmente, ma poi deve fare delle scelte in base a quello che vede la settimana. 8 vittorie consecutive non sono facili da fare, per come siamo partiti, per il tempo, per tutto, e quindi questo, non ce lo, come hai detto te, non ce lo toglierà nessuno, ma sappiamo comunque che le difficoltà sono sempre dietro l'angolo, sappiamo che partita dopo partita ci sarà sempre qualche difficoltà in più, e quindi dobbiamo, ho sempre detto che bisogna stare con i piedi per terra e dobbiamo vivere alla giornata. Non sarà la sconfitta che ci cambierà il nostro obiettivo e non saranno le vittorie che ci daranno quella serenità da dire abbiamo vinto il campionato. Dobbiamo trovare un equilibrio partita dopo partita, migliorando e soprattutto prendendo le cose buone e le cose meno buone migliorandole. Comunque ho visto la mentalità di voler rincorrere l'avversario, di difendere, quando io l'ho sempre detto, se vuoi giocare con 3 attaccanti o qualcosa in più, devono avere sicuramente la mentalità vincente, ma soprattutto del sacrificio, perché senza sacrificio e coraggio non si va a nessuna parte. Se loro hanno il sacrificio di poter tornare, difendere, essere i primi difensori, questo che ben venga, giocheremo, perché i risultati dicono che comunque realizziamo, facciamo gol, dobbiamo migliorarci in qualcos'altro. È normale che partita dopo partita qualcosa sotto l'aspetto tattico deve cambiare, quello sicuramente. In un calcio moderno non puoi regalare neanche un uomo agli avversari, quindi il fatto che la mentalità sia quella di voler tornare, voler difendere, mettersi a servizio della squadra, sia in fase realizzativa che in fase difensiva, questo per un allenatore credo che sia una cosa bella e importante, perché comunque dà lo spirito anche agli altri di poter fare qualcosa. Cioè, noi dobbiamo migliorarci in quello che non sappiamo fare, poi mettere a disposizione del compagno tutto ciò che sappiamo fare, ma migliorarci in quello che non sappiamo fare. La fase difensiva per noi è fondamentale e bisogna saperla fare, e la dobbiamo fare in 11 giocatori, compreso il portiere, che in certi momenti, l'ho detto anche mi sembra domenica scorsa, e vogliamo sempre andare, in che senso? Andare a attaccare e ogni tanto scopriamo qualche zona del campo. Invece io credo che in certi momenti della partita bisogna anche capire le difficoltà della partita, il modo di giocare loro, e se c'è da stare anche leggermente più sotto, leggermente invece di attaccarli nell'area di rigore, aspettarli leggermente più sotto, c'è da farlo. Invece molte volte vogliamo partire, cioè prima che inizi l'azione già siamo nei punti di riferimento, invece no, perché comunque prima devo vedere il movimento del compagno e soprattutto fino alla fine non posso muovermi, perché se no, se faccio un movimento senza ricevere palla, si chiamano le vecchie ripartenze. Non dobbiamo prendere le ripartenze, che è fondamentale. Guarda, io ho visto delle immagini del Nola come loro avranno visto noi. È un gruppo giovane, un gruppo di ragazzi che corrono, che cambiano spesso modulo, che hanno giocato a 4, hanno giocato a 3, dietro. È una squadretta che gioca a pallone, tecnicamente brava, è allenata bene.
il campetto mi sembra un campo che si può giocare tranquillamente, quindi noi sappiamo di trovare una squadra che comunque non vuol far sì che avvenga la nona vittoria, che ci metterà motivazioni, che ci starà la gente pieno e sicuramente lo stadio delle grandi occasioni, quindi sappiamo che le motivazioni. Quello che mi ha reso, che vedevo l'altra volta dell'Icata, che sicuramente avrete anche visto voi, se andate a vedere l'immagine della fine della partita Palermo-Licata, vedete quanti giocatori dell'Icata sono per terra seduti. Quindi quella ti dà la motivazione di una squadra che ha dato tutto. A me è successo di dare tutto quando ti senti avvilito, non ce l'ho fatta perché però ho dato tutto. Quindi questo significa che comunque ogni squadra che gioca col Palermo, fino all'ultima goccia la mette sul campo. E non la farà la stessa cosa come le altre squadre faranno la stessa cosa. Noi dobbiamo comunque, come ho detto inizialmente, migliorarci settimana dopo settimana, cioè lavorare sempre sui particolari, perché comunque ci sarà sempre qualche insidia in più partita dopo partita. Allora, a Cardi manca Cardi, sì, manca Cardi. Allora, i convocati non sono Accardi, Corsino, Marrong, Rizzopinna, Ferrante, Corallo e Mendola. Questi sono i non convocati, gli altri sono tutti convocati, c'è qualcuno che sta meglio, qualcuno che non sta benissimo, cercheremo di recuperarli, se no cercheremo, ecco, chi non ce la fa, giocherà sicuramente qualcuno che è all'altezza, se non meglio di chi sta giocando, ecco, per dirla, per cercare, ecco, di dire che comunque è un gruppo bello, compatto e sa quello che vuole, soprattutto sono tutti sul pezzo, ecco. Allora, Lancini ieri è uscito per una botta al ginocchio, che poi non era la botta che aveva rimediato ieri, ma l'aveva rimediata domenica, quindi lui si è allenato tutta la settimana. Voi probabilmente durante gli allenamenti, lui, se stavate qua a vedere l'allenamento, vi rendevate conto che lui faceva la partita, si riscaldava tutto, a 5 minuti alla fine usciva. L'ha fatto, mi sembra, mercoledì, l'ha fatto giovedì stringendo i denti, l'ha fatto ieri, quindi sapevamo che comunque era qualcosa, ma la tenevamo sotto controllo. Poi abbiamo valutato anche il problema in maniera un po' più ampia e da quello che è risultato il giocatore sembra che stia bene, anche perché oggi si è allenato, alla fine avete visto che calciava pure, quindi non ci dovrebbe essere problemi. Martinelli, né. Il problema è che si evita di sovraccaricare, ma è come se una settimana ce l'ho al 40% e non cerco di non caricarlo, però la settimana dopo devo lavorare a qualcosa e diventa al 50%, poi diventa al 60%. Quindi dobbiamo capire, lo dobbiamo portare al 100% per farlo fermare e tutto, o dobbiamo dargli qualche un turno di riposo o qualcosa. Questo è Doda, da quello che mi è sembrato oggi, mi è sembrato recuperato. Ma che problema ha avuto Doda? Per quale motivo? Aveva un risentimento dietro la coscia, però questo probabilmente, siccome abbiamo fatto domenica la partita, lunedì mattina abbiamo fatto scarico, cioè ha ripreso, forse probabilmente ancora non gli era venuto, martedì abbiamo dato riposo, mercoledì ha sentito questo fastidio, quindi fortunatamente, ripeto, l'ho detto anche la settimana scorsa, abbiamo dei fisioterapisti, a parte che la medicina non c'è, si arriva dove si può arrivare, non è che si fanno i miracoli, però sai, avere la possibilità di fare terapie mattina, pomeriggio, sera, avere sempre persone che comunque presenti, questo far sì che è la forza di una società, no? Che ti puoi permettere comunque anche di andare a poter recuperare qualche giocatore, quindi questo è un merito anche dello staff sanitario. Questo è un campionato un po' strano, perché se io dovessi essere allenatore ti direi, guarda, domenica giochiamo in un campo in erba, che è il nostro, alla favorita è sempre in erba, e quindi mi piacerebbe allenarmi sull'erba. Poi capita che giochiamo sul sintetico e ti direi, vorrei provare ad andare sul sintetico perché comunque giochiamo nel sintetico. Questi cambiamenti di campo è normale, e che è una questione fisiologica, perché è saputo e risaputo, il fatto di cambiare campo una domenica, un'altra domenica, questo può dare qualche fastidio, però è una questione anche di abitudine, qualcuno ne risente di più e qualcuno non ne risente, però
non ci nascondiamo dietro a qualcosa. Il fatto di cambiare una domenica, giocare in campo in erba, una domenica spesso stiamo giocando come Biancavilla, ora andiamo nel sintetico, questo può far sì che qualcuno possa avere qualche risentimento al tendine o all'adduttore, comunque questo te lo può fare. Io l'ho visto così dalle immagini, mi sembra un campo normalissimo, un campo dove si può giocare, dove non c'è. Il fatto di Biancavilla, quando fu chiesi le distanze, l'ho detto, ma era per un fattore mio personale, per cercare di abituarmi a giocare in un campo con quel tipo di metrature, ma a me non interessa, io vado a giocare pure in un campo dove c'è la collinetta, cioè non è quello il problema, cioè noi sappiamo che comunque il campionato è difficile, c'è la questione ambientale è difficile, questione di tutto, ma io rispetto tutti e per me tutte le squadre che vado ad affrontare hanno tutti i propositi di poter far bene e comunque di essere organizzate. È normale che un allenatore cerca di lavorare sui particolari, qualche volta ci riesce, qualche volta no. Ma niente per screditare nessuno e niente. Noi rispettiamo tutti, cominciando da noi stessi.